Buonasera a tutti. Iniziamo con la prima composizione di Thomas Luida Victoria. Si tratta di un mottetto, Quam gloriosum est regnum, che eseguiremo fra l'altro un tono sopra. Thomas Luida Victoria è uno dei più grandi compositori del Cinquecento, di scuola spagnola, insieme a Orlando di Lasso, uno dei più grandi, e Giovanni Pierluigi da Palestrina. Si tratta di un mottetto dedicato alla festa di Tutti i Santi, dal quale lo stesso da Victoria ha preso spunto per ricavare un'intera messa, la messa appunto, come era in uso all'epoca, la messa, la missa O Quam Gloriosum. O quanto glorioso il regno nel quale tutti i santi gioiscono con Cristo, rivestiti di bianche stole, essi seguono l'agnello dirigendosi ovunque gli andrà. Buon ascolto. La prossima composizione riguarda un'antifona, l'antifona mariana Ave Regina, musicata dal compositore romantico di scuola tedesca Josef Reinberger. Ave Regina è un'esaltazione di Maria, vista come porta attraverso la quale è sorta nel mondo la luce, cioè Cristo. Ti salutiamo, Regina dei Cieli, ti salutiamo, Signora degli Angeli, ti salutiamo, radice e porta dalla quale è sorta la luce del mondo.
Rallegrati, Vergine gloriosa, splendida sopra tutte le donne. Salutiamo te che sei grandemente ammirevole e ti preghiamo di implorare per noi, Cristo. Scritto nel 1879, Os Justi è uno dei motetti più belli e intensi del compositore austriaco Anton Bruckner. I suoi versi tratti dal Salmo 37 annunciano che il giusto merita la protezione di Dio perché si attiene alla legge divina che gli ispira parole di saggezza e di giustizia. La bocca del giusto esprimerà parole di saggezza e la tua lingua proclamerà la giustizia.
La legge del suo Dio gli sta nel cuore e i suoi passi non vacilleranno. Alleluia. Thank you.
Concludiamo con un mottetto devozionale composto da Bruno Bettinelli, O quam suavis est, Domine, pubblicato nel 1998. Il testo è eucaristico con forte richiamo biblico alla manna, il cibo prodigioso di cui gli ebrei si nutrirono durante la loro peregrinazione nel deserto, e al cantico di Maria. È avvolto e pervaso da una sonorità ora dolcissima, ora aspra e potente, un affresco intenso del maestro milanese. O come soave, Signore, il tuo spirito. Infatti, per dimostrare la tua dolcezza verso i tuoi figli, avendo offerto loro un pane soavissimo disceso dal cielo, e ricolmi di beni i bisognosi, mandando via a mani vuote i ricchi incontentabili. Oh.